diciamo che quello che vi ho rappresentato è il test di Pearson presentato alla Duomo. È assolutamente intuitivo che debba essere così, non c'è nessuna ultraviolente infrastruttura che di significato che noi mettiamo attorno alla variabile che abbiamo costruito. In realtà questa infrastruttura c'è ed è ben conosciuta ed è legata al fatto che, allora, avevamo detto all'inizio della lezione questa cosa, cioè se io ho una variabile che chiamo x che è uguale alla somma di tante variabili casuali x con y identicamente distribuite, allora la variabile x tende ad una distribuzione gaussiana normale con una certa media e una certa varianza. Ci potremmo chiedere anche, ma se andiamo a considerare il quadrato di queste variabili qua e quindi andiamo a considerare una certa variabile y, qual è la distribuzione a cui tende y? Beh, possiamo dire anche magari che queste variabili qua sono normalizzate in modo magari da avere media 0 e varianza 1. Il tale che ho indicato qui, Ernst Abbe, dimostrò che questa tende a una distribuzione che si chiama distribuzione del quadro, dove queste variabili x sono sempre quelle di prima e quindi godono delle stesse proprietà. Tra l'altro c'è una storia divertente qui perché questo lavorava per la Guinness, la ditta della birra, e nel suo contratto di lavoro aveva una clausola per cui non poteva pubblicare nulla se non con il nome della ditta. Quindi pubblicò tutte le cose che fece sotto il nome dello studente. C'è anche questa distribuzione dello studente. E naturalmente però chi pubblicava e cosa sapeva chi era questo sistema. Quindi alla faccia della Guinness in questa frase. Come è fatta la distribuzione del quadro? Il modo è che appunto la distribuzione del quadro ha questa... È una distribuzione un po' strana perché, come vedete, ha al denominatore questo gamma maiuscolo e questa si chiama funzione gamma completa e c'è in particolare la cumulata si esprime nella funzione della gamma completa, quindi k mezzi, dove k è il numero di gradi di libertà, e della gamma incompleta, che dipende sempre dal numero di gradi di libertà. K è il numero di intervalli rispetto ai quali noi suddividiamo la nostra variabile, che si chiama gradi di libertà ed è l'unico parametro della nostra curva curva del quadro. La definizione della funzione gamma, se la volete sapere, è questa. È una funzione che viene definita mediante un integrale che non si può risolvere esattamente. Siccome non lo so risolvere esattamente, lo chiamo integrale gamma e poi un ingegnere della matematica, chiamiamolo così, si periterà di trovare un metodo per approssimare di nuovo le approssimazioni di prima, per approssimare questa curva per tutti i valori di interesse. La funzione gamma incompleta, come vedete, rappresenta l'integrale fra 0 ed un estremo superiore z, la funzione gamma completa all'integrale fra infinito, e si dimostra che questa funzione è integrabile per certi valori della S e così via.
in questo caso è fatta così, cioè è sempre una funzione unimodale, come vedete da sopra, salvo il fatto per k uguale a 1, perché per k uguale a 1 diventa un'esponenziale, deve, per k uguale a 1, un mezzo, non diventa un'esponenziale, ma ha un andamento iperbolico. Anche di questa sono stati calcolati il valore atteso, la varianza e i momenti di ordine superiore, la moda. Per esempio, il valore atteso è k, la varianza è 2k, la moda è k-2. Per k maggiore di 2. Come vi ho già detto, questo schema è uno schema assolutamente generale. È uno schema assolutamente generale quando io costruisco delle funzioni in cui ho un valore osservato, qualcosa di osservato, meno qualcosa di atteso al quadrato, diviso il valore atteso, sommato su tutti gli intervalli su cui io faccio questa statistica di distribuzione. D'altra parte rimangono oscure alcune questioni. Noi abbiamo a questo punto tre valori di x quadro nel nostro caso. E cosa mi rappresentano questi valori di x quadro? Mi rappresentano in teoria, ognuno di questi mi rappresenta un campione su una serie ipoteticamente infinita di campioni. Il numero infinito di campioni, cioè mi rappresenta la popolazione, avrebbe una distribuzione del c quadro, per esempio questa. Come vedete qui la moda è k uguale a 3, la moda è a 3 e quindi il k è uguale a 5, cioè questa sarebbe la distribuzione dell'x quadro se io avessi infinite serie temporali da cui trarre i miei massimi. In particolare in questo caso è la distribuzione dei valori osservati, dei valori attesi, insomma del processo che io sto analizzando, ma in realtà io ne ho uno. I dati sono riprodotti perfettamente se il quadro è uguale a 0, se il mio x quadro è uguale a 0, però il fatto che debbano distribuirsi secondo questa curva mi dice che in realtà il valore atteso e in particolare la moda sono diversi da 1. Il valore atteso è, abbiamo detto, k, e quindi 5, e la moda è 3. Il valore più frequente è 3. Quindi anche se in questa infinita serie di campioni, se la mia variabile è costruita nel modo che avete visto nelle slide precedenti, non mi aspetto nella maggior parte dei casi di avere questa variabile uguale a 0, ma un valore diverso. In particolare, quello che può succedere è che io stia in questa parte della curva che è segnata in grigio. Che cosa significa? Significa che ho ottenuto un valore dell'x quadro che però rispetto alla funzione x quadro è nel margine successivo. Sono valori poco probabili questi. Quanto poco probabili? Per esempio qui ho scelto che fosse solo il 5% superiore della distribuzione. Allora supponete che io ottenga un valore dell'x quadro molto alto, dove il concetto di molto alto è del tutto relativo, perché ho stabilito che molto alto è nel 5% superiore della mia distribuzione. Potrei scegliere l'1%, potrei scegliere l'1 per 1000
e in alcuni casi magari dovrei, e questo atto è un atto puramente arbitrario, la procedura è rigorosa, ma la scelta dell'intervallo in cui giudico che il valore è molto basso è arbitraria, il valore è molto poco probabile, è arbitraria. Quello che si fa di solito è dire, beh, ma sono proprio sicuro che la mia distribuzione, o meglio la distribuzione dei miei dati, sia distribuita secondo la distribuzione originaria, in questo caso una distribuzione di Bloomberg. Beh, una risposta può essere, facciamo quindi l'ipotesi, per esempio, che la mia distribuzione di Bloomberg, cioè effettivamente i dati che ho misurato, siano distribuiti secondo la distribuzione di Bloomberg. Questa si chiama in letteratura ipotesi nulla, che però è una traduzione sbagliata dell'inglese, perché sarebbe ipotesi zero, perché ipotesi nulla suona un po' strano. Faccio una prima ipotesi, che invece di chiamarla prima la chiamo zero, ma vabbè, faccio una prima ipotesi, cioè i miei dati sono distribuiti secondo questa curva di Bloomberg. Vado ad applicare il test di Pearson, che a questo punto si chiama test del quadro, e vedo che la mia x quadro, il mio valore, il mio campione, mi cade in questa zona grigia qua. Possiamo dire che la mia distribuzione è distribuita secondo la curva di Bloomberg o no? Ma in linea di principio non possiamo dire niente, perché qui la curva qua mi dice semplicemente che se ho ottenuto quel valore dell'x quadro lì, potrebbe essere distribuito secondo quella curva di Bloomberg lì. Però sono stato sfortunato e ho dei dati fatti male e il mio x quadro è molto elevato. Allora, condizionatamente, spesso si dice che se cade in questa zona griglia rigetto l'ipotesi zero. Se il mio x quadro è troppo elevato e in particolare sta in questa zona grigia, rigetto l'ipotesi zero e dico, ah, guarda che il tuo dato, quella curva non è, cioè sarà anche l'x quadro più piccolo, ma la curva di Bloomberg non interpola bene quei dati lì. È naturalmente un atto arbitrario, perché la zona grigia io l'ho stabilita arbitrariamente. Siccome l'ho stabilita nel 5% di probabilità superiore, si dice che il grado di confidenza, o accetto o rigetto l'ipotesi con un grado di confidenza che è del 5%. Quindi, se il mio x quadro sta nella zona grigia, dico, addirittura posso anche non usare, devo stare attento, insomma, la curva di Bloomberg non interpola bene i miei dati, o i miei dati sono fatti male, oppure effettivamente la curva di Bloomberg non interpola bene. Non posso in realtà scegliere tra le due opzioni in modo sicuro, ma attraverso questo esperimento condizionale io scelgo di dire, per esempio, che rigetto l'ipotesi zero. E quindi, per esempio, posso rigettare l'ipotesi zero che siano distribuiti secondo la distribuzione di Bloomberg, dico, quindi conseguentemente non saranno distribuiti secondo la distribuzione di Bloomberg. Però, siccome gli statistici sono un po' oscuri, un po' non dicono direttamente, no, non è distribuita secondo la curva di Bloomberg. 0,05 è effettivamente un valore non necessariamente alto, vuol dire un caso su 20, se ci pensate bene, non è una probabilità estremamente bassa. Quello che io vedo come una probabilità estremamente bassa di solito è almeno un caso su 1000, in alcuni fenomeni un caso su 1 milione. Quindi questo criterio di test pone una soglia per il rigetto dell'ipotesi che è relativamente bassa, se vogliamo, e quindi voi ragionate poi in un certo momento di conseguenza.
la scelta del criterio è soggettiva, la procedura è rigorosa, la scelta del criterio di separazione però è soggettiva. Quindi, di solito come si fa? Si assegna un grado di confidenza, per esempio C, e si va a calcolare il valore di squadro critico rispetto al quale valori più grandi hanno probabilità inferiore a C e quindi possono venire rigettati. L'inversione della curva si può fare con la curva di probabilità sempre 1 a 1, quindi l'operazione che lì ho segnato molto elegantemente ma anche molto più criticamente, che è qua, che è l'inversione della curva di probabilità. Si può fare, si fa. Se x quadro è maggiore dell'x quadro critico, rigetto l'ipotesi che i miei dati siano distribuiti secondo la curva di Gumbel, nel nostro caso, ma la procedura comunque del tutto quello che vi ho detto oggi si può applicare a qualsiasi distribuzione, non solo alla curva di Gumbel. E viceversa non si può rigettare l'ipotesi. E se ho più ipotesi zero valide, cioè se tutti e tre i casi mi danno dei valori accettabili secondo l'ipotesi iniziale che ho fatto, prendo comunque il valore più piccolo. Quindi ritorniamo al caso precedente, senza tutta questa infrastruttura che voi in questo momento potreste anche vedere come una sovrastruttura, ma in realtà è una cosa molto elegante che di solito non si capisce, perché non si capisce cosa sia questo grado di confidenza e dove stia. Si capisce che c'è un trucco, ma non si capisce dove sta. Il trucco sta nella scelta di qual è il grado di confidenza, che è assolutamente elementare. E qui penso che possiamo andare avanti.